Annibale mi piace di più del termine vampiro perché il vampiro di fatto ti succhia il sangue, insomma, fondamentalmente, mentre il cannibale ti divora. E quindi è un po'. E poi il vampiro ha anche un'accezione positiva, se vogliamo, perché il vampiro ti trasforma in vampiro, no? Se andate a vedere le leggende, i miti sul vampiro. Se tu vieni morsicato nel collo da un vampiro, diventi a tua volta un vampiro, no? È così che si diffonde, tra virgolette, il vampirismo. Mentre invece il cannibale ti divora ed è molto più, come dire, semplice e anche più realistico questo comportamento rispetto a quello del vampiro. Quindi, piuttosto che utilizzare il termine vampiro, credo che il termine cannibale, parlando di narcisisti o assimilati, sia più appropriato. Inoltre, tratto dal film Hannibal the Cannibal, diciamo che Anthony Hopkins, Hannibal the Cannibal, il dottor Lecter, era comunque una persona, diciamo, che poteva anche colta, se vogliamo, anzi molto, era una persona con un'intelligenza raffinata, una cultura raffinata, si presentava bene, insomma, e riusciva a, diciamo, interagire con le persone in modo anche positivo, no? Vi ricordate, nella cella aveva convinto un detenuto al suicidio, non so, in qualche modo. Quindi aveva un forte ascendente persuasivo e dobbiamo stare attenti perché i narcisisti in alcuni casi possono avere questo. Quindi anche qua dobbiamo tenere presente che dobbiamo cercare di capire che il narcisista è come se fosse portatore di una malattia, diciamo, no? Che attacca, tra virgolette, alla vittima fondamentalmente. Quindi dobbiamo renderci conto e dentro di noi ci sono gli anticorpi anticannibale, diciamo così, ma dobbiamo vedere, ad esempio, quando hai una relazione con una persona e dentro di te si alternano momenti di malessere a momenti di euforia, beh, ti diranno che sei bipolare, però questa alternanza potrebbe essere data da una persona che, diciamo, invece, istiga in te, diciamo, perché il narcisista ha questa caratteristica. Essendo cannibale, non ha mai un comportamento lineare, ha sempre un comportamento in cui alterna momenti in cui ti eleva, diciamo, eleverò questa spada verso il cielo a protezione, e momenti in cui cerca, diciamo, di abbassarti, per cui tu entri in una sorta di montagne russe. In effetti, tra l'altro, questa è anche una tecnica di seduzione, perché diciamoci la verità, molte tecniche di seduzione hanno preso, secondo me, dai comportamenti naturali del narcisista. Ad esempio, la roller coaster emotional è una tecnica di seduzione che prevede montagne russe emozionali, quindi dare montagne russe emozionali vuol dire le montagne russe un po' salgono, un po' scendono, un po' vanno su, poi vanno giù, e quindi dare emozioni negative e positive alternate. Questa tecnica, la roller coaster emotional, è un qualcosa che i narcisisti mettono in atto costantemente e la mettono molto meglio in atto. Molto meglio, secondo me, di qualunque seduttore. Hanno questa capacità di, diciamo, di mettere. Quindi, e ti fanno vivere in modo alternato momenti di malessere e momenti di euforia. Quindi, se percepisci che il tuo stato d'animo non è più costante come era un tempo, non è più rilassato come era un tempo, ma nell'interazione, nell'interdipendenza che si genera con questa persona si crea un momento, diciamo così, particolare, beh, tu devi tenere presente che questo è dovuto sicuramente a una persona che
ti produce un roller coaster emotional. E quindi fai attenzione. Un altro segnale è se tu ti senti sempre più concentrato su qualcuno che non sei te. Quindi, e questo essere concentrato su qualcuno che non sei te ti rende inquieto, inquieta e ti ritrovi spesso a calpestare i tuoi valori. Quindi questa è un'altra cosa. Un altro segnale molto forte che è che fare di una relazione tossica è che senti proprio il bisogno vitale della presenza di questa persona. Senti, è come se ti desse l'ossigeno. In realtà non è ossigeno, è anidride carbonica, se vogliamo, ed è semplicemente un, come possiamo dire, un qualcosa che ti somministra perché tu hai perso forza e quindi ti senti praticamente, riesci a non hai più capacità di autonomia fondamentalmente, diventi succube di questa situazione, hai bisogno di questa persona per fare le tue scelte. E questa è l'essenza, la quintessenza della manipolazione, quello che il narcisista riesce a fare manipolandoti. Quali sono quindi le caratteristiche di Hannibal, del narcisista Cannibal? Intanto l'immaturità emotiva. Diciamo che i narcisisti sono sempre degli infantili caratteriali, sono come i bambini, no? Da un punto di vista di comportamento sono come bambini, non sono mai cresciuti, bambini viziati tra l'altro, egocentrici al 100%, tutto quello che dice o che fa lo fa per se stesso. Quindi questo è un'altra cosa da tenere presente. Quando incontro una persona che ha un delirio di onnipotenza, che è da non confondere con l'autostima, un conto è l'autostima che salutiamo a Patrizia Perotti. Un conto, è infatti Hannibal, The Cannibal, nel film era un bambino, esattamente, sentiva la musichetta, cantava, era come un bambino, praticamente il narcisista è un bambino. È un bambino che però ha un delirio di onnipotenza, quindi ha una megalomania. Anche il narcisista covert è comunque un megalomane, non lo dimostra direttamente, ma indirettamente lo dimostra. È un megalomane anche il narcisista covert. Ha la necessità, diciamo, di imporre comunque la sua visione delle cose, perché crede di detenere l'unica e la sola verità, no? Quindi un'altra caratteristica che vi suggerisco di stabilire, il narcisista non sa gestire le frustrazioni, non sa gestire il no, non sa gestire l'indifferenza. Quindi, quando voi date a una persona indifferenza e questo va in escandescenza, diciamo così, beh, tenete presente che questa persona potrebbe essere sicuramente una persona estremamente negativa per voi. Potrebbe essere sicuramente una persona che vi porterà delle negatività, per cui bisogna fare molta attenzione quando si incontrano personaggi di questo genere. Il narcisista, tra l'altro, non ha nessuna considerazione delle conseguenze delle sue azioni. Per il narcisista, l'altra persona non esiste neanche. Quindi, è un essere, come dice Patrizia, che non essendo mai cresciuto, soffre di psicosi coatti infantili, una piaga sociale, certo, diventa una piaga sociale, diventa un cannibale sociale. E ovviamente anche ha dei comportamenti paranoidi, no? Nel senso che crede che tutti ce l'abbiano con lui, crede che tutti vogliano in qualche modo rovinargli la vita, mentre è lui che rovina la vita agli altri. Questo è, come dire, una delle caratteristiche del narcisista, è lui che rovina la vita agli altri e ti fa credere che te le rovina. Teniamo presente questo, che però diciamo c'è il contraltare del narcisista sono le caratteristiche di quelli che si innamorano del narcisista, e questo è un altro dato di fatto, no? Tra virgolette potremmo definire la vittima. La vittima è una persona che sogna.
Sogna e sogna un rapporto idilliaco, no? È una persona che casca nel love bombing. Quindi, perché è come dire, una persona equilibrata, una persona con una forte autostima, beh, non è che si lascia abbindolare tanto dal love bombing, anzi, una persona con una forte autostima sa che nessun pranzo è gratis, sa che l'unico formaggio gratis è quello della trappola per topi. Una persona con una forte autostima sa che, come dire, non è, che non ha, diciamo, senso di fatto il love bombing e quindi non ci casca. E una persona che ha una forte autostima non teme l'abbandono, una persona che ha una forte autostima non teme il rifiuto, non ha sensi di colpa, perché poi il manipolatore, il narcisista, il cannibale narcisista tenderà proprio a farti vivere i sensi di colpa, a svalutarti. Chi ha una forte autostima non teme neanche il giudizio negativo degli altri, perché se io ho una forte autostima, me ne frego di quello che di un'altra persona, chiunque essa sia, che mi giudica, perché io sono autoreferenziato. Le persone che hanno una forte autostima sono autoreferenziate, cioè giudico me stesso, ma sono immune, diciamo, da questo virus del giudizio da questo virus del giudizio degli altri. E me ne fotto altamente di quello che gli altri pensano o non pensano di me, di quello che gli altri dicono o non dicono di me. Quindi non, chi ha una forte autostima non corre il rischio di cadere vittima, diciamo, non corre il rischio di cadere vittima di queste persone. Ecco, quindi questo è un punto fondamentale. Dobbiamo tenere presente che questa è una cosa molto importante, dobbiamo rendercene conto e dobbiamo renderci conto che quando diciamo incontriamo persone che in qualche modo cercano di imporci il loro punto di vista o darci dei consigli. Abbiamo a che fare con persone narcisiste, comunque con persone manipolative. Cioè, se io non ti chiedo un consiglio, beh, tu eventualmente puoi dirmi: guarda, c'è questa cosa qua, ma se poi tu insisti e fai così e fai cos'ha e fai così e fai cos'ha, te ne vai a fanculo, perché diciamo non ci sono persone che vogliono proprio imporre, tra virgolette, il loro punto di vista. Che siano narcisisti, che non siano narcisisti, non si tratta di amore questo, perché poi ti dicono: ma io lo faccio per amore, ma si tratta di illusione d'amore, cioè tu ti illudi che queste persone ti amano, in realtà non ti amano assolutamente, non hanno nessuna cosa. E come dice Roxy, vogliono essere amati. Senza dare nulla in cambio, insomma. Il narcisista poi, se tu come dire, lo contraddici, è come se fosse, come dire, un crimine, no? Un crimine, lo fanno per il tuo bene, è vero? È come se fosse un crimine di lesa maestà. Quindi questo è un punto fondamentale, no? Non vogliono essere contraddetti, no? Quindi conoscere questi meccanismi di funzionamento del narcisista è indispensabile per poterli rigettare, diciamo, per poterli eliminare, per evitare di essere cannibalizzati dal narcisista, perché il narcisista cerca di cannibalizzarti, cerca di introiettarti, cerca di distruggerti completamente la vita. E, come dicevamo, ha una struttura emotiva del tutto immatura. È una persona, uomo o donna che sia, che diciamo è del tutto immaturo. È egocentrica al 100%, cerca di creare un qualcosa, ma che questo qualcosa si sviluppa attorno al nulla, perché il narcisista è il nulla emotivo e quindi utilizza la manipolazione, le bugie, la mistificazione, le dissimulazioni e quello che dice, come dice anche Sara, è legge.
Ma ecco, detto questo, però noi dobbiamo trovare la forza di non essere cannibalizzati. Quindi l'unico modo che avete, quando vi siete resi conto di questo, non è quello di starsi a chiedere ma forse potrà cambiare, forse potrò sedurlo, forse potrò far questo, perché siamo noi che gli diamo il potere. Non c'è altro da fare di somministrare abbandono, indifferenza e rifiuto. Queste sono le tre armi che tu hai a disposizione, le tre frecce che hai nel tuo arco verso il narcisista: abbandono, indifferenza e rifiuto. Punto. Non ce n'hai altre. E lì poi dipende da te, perché se tu entri in un gioco perverso, ci sono quelli che dicono: ah, il mio narcisista, come se volessero, ah, voglio sedurre il mio narcisista. Ah, sei un coglione. Se sai che è narcisista, se sai che si comporta in questo modo, sei un coglione. Quindi, nel momento in cui voi avete questa consapevolezza e basta che osservate un attimino i comportamenti, acquisite questa consapevolezza, dovete rendervi conto che le uniche frecce che avete al vostro arco sono il rifiuto, l'abbandono oppure il rifiuto e l'indifferenza. Mi sei totalmente indifferente. Che tu esista, che tu non esista, per me non cambia niente. Questo è quello che bisogna, diciamo, riuscire a fare, neanche cercare di aiutarlo, perché non puoi aiutare una persona che sarebbe un cannibale, no? È come andare da il dottor Lecter, Hannibal the Cannibal, e volerlo aiutare. Quello, come dice, questa sera ho un amico a cena, no? Ma non sapendo che la cena è proprio l'amico, no? Perché il narcisista fa così, ti invita a cena, ma il problema è che sei tu la pietanza. Questo è il problema. Anzi, questo farò un video breve perché questa frase mi è piaciuta. Il narcisista ti invita a cena, ma tu sei la pietanza. Ecco, questa frase mi è piaciuta, me la scrivo, poi me la dimentico e farò un video short perché il narcisista, quando il narcisista ti invita a cena. Narcisista ti invita a cena, lo faccio subito dopo, poi mi dimentico. Tu sei la pietanza. Ecco, questo lo segniamo perché è venuto fuori. Quindi, ira, esatto, ira, indifferenza, rifiuto, abbandono. Beh, l'ira, bravo, Vindrims, anche l'ira. grazie, grazie, anche questo, ira, indifferenza, rifiuto, abbandono. Sono le armi che hai contro il narcisista, rifiuto, abbandono. Bene, anche l'ira mi piace, perché sono veramente le tre armi che tu puoi utilizzare contro il narcisista, altrimenti finirai, diciamo, di fare la fine della pietanza, di essere fagocitato dal narcisista. Quindi teniamo questo acronimo che lo attribuiamo a Vindrims, ira, con indifferenza, rifiuto, abbandono. Ira, bravo Vin, questo mi è piaciuto. Ira, indifferenza, rifiuto, abbandono. Quindi il narcisista è condannato da un certo punto di vista a mantenere un'immagine grandiosa che ha di sé, no? E questa è la sua condanna, perché il narcisista, diciamo, cerca di mantenere questa immagine grandiosa che ha di sé, però non sa che non può fare a meno di avere delle persone, perché il narcisista, nella sua profonda insicurezza, non può fare a meno di avere delle persone che gli diano supporto. E quindi il narcisista è schiavo di se stesso, è schiavo del suo narcisismo fondamentalmente. Quindi abbandonatelo alla deriva, lasciatelo andare alla deriva per la sua strada. Questa è la più grande punizione che gli potete dare, perché gli togliete le vettovaglie emozionali, gli togliete l'aria, lasciatelo andare alla deriva con l'ira, indifferenza, rifiuto e abbandono. Grande Vin, e questa è la cosa fondamentale. E poi ognuno farà la sua strada, insomma. Però dovete avere il coraggio di farlo.
e rinunciare, perché è molto bello rinunciare, rinunciare a quella persona lì, rinuncio, ma non è che rinuncio non è che rinuncio a delle cose positive, rinuncio a mangiare merda, rinuncio a essere, diciamo, inserito in una situazione nefasta negativa, quindi questo è quello che bisogna fare. E se riuscirete a fare questo, riuscirete a liberarvi per sempre, non soltanto in modo contingente da quel narcisista lì, ma da tutti quegli altri che capiteranno prima o poi in qualche modo nella vostra vita. Quindi imparare a fare questo credo che sia fondamentale, fondamentale per stare bene. Bene, bene, quindi iscrivetevi al canale, chi volesse fare una donazione al canale può farlo, chi si vuole iscrivere si può iscrivere e anche iscrivetevi al mio nuovo canale che è Il Cammino, qua ogni volta Il Cammino Iniziatico con Massimo Taramasco, che è un canale che secondo me vi serve per creare una forma mentale, un mindset che può essere molto utile, proprio anche perché se uno sviluppa una buona identità, diciamo, e una buona consapevolezza, può sicuramente liberarsi. Quindi posto il link del nuovo canale, iscrivetevi e un saluto a tutti, buona cena, buona serata. Ciao a tutti, al prossimo video!